Scopri le Marche, terra di emozioni. È stato questo il tema conduttore della partecipazione della Regione alla Beat di Milano 2022, conclusasi ieri dopo 3 giorni all'insegna della promozione di cultura, natura e accoglienza di una regione tutta da scoprire. Una scoperta che è stata accompagnata per mano dal confermato testimonial Roberto Mancini, commissario tecnico della nazionale campione d'Europa, ad una delle prime apparizioni pubbliche dopo la delusione della mancata qualificazione ai mondiali. Roberto Mancini è il nostro testimonial, è una figura che ci ha dato un supporto enorme e soprattutto è il nostro orgoglio di marchigiano che ha lasciato giovanissimo la nostra regione, ma non si è mai dimenticato di tornare e di vivere con noi tutti i suoi successi, tutta la sua vita. Quindi riteniamo che sia giusto e importante continuare con Roberto Mancini questa sfida del rilancio della nostra regione. Un grande impatto come è stata la scorsa stagione per le Marche, perché penso che lo meriti, perché è una regione che comunque ha tutto e dà la possibilità ai turisti veramente di vivere bene, stare bene, mangiare bene, riposarsi e vedere cose bellissime. Quindi insomma, io sono orgoglioso di essere ancora parte della Regione Marche in questo senso. Nuovo logo, nuovo spot, nuova campagna di promozione turistica delle Marche che per il turista e il visitatore vanno percepite come terra di scoperte e di piacevoli sorprese. Cercare di trasmettere quello che la nostra regione può offrire a chi non la conosce. Quindi la pluralità di turismo che noi possiamo dare, dal mare alla montagna, alle campagne, ai borghi, la cultura, l'arte, la storia, l'enogastronomia e via dicendo, tutto quello che noi abbiamo di straordinario che purtroppo ancora non in tantissimi conoscono, e noi vogliamo lavorare invece per promuovere la nostra bellezza e per dare anche un supporto ad un circuito che può essere importante per tante imprese, per tanti giovani, per farli restare nella nostra regione e costruire qui con noi il loro futuro.